Dalle 3 del mattino hanno iniziato la loro opera di sgombero e rimozione dei 3.000 metri cubi tra rocce, pietre e ghiaia scese a valle dopo il violento fortunale che ha colpito la zona di Sappada poco dopo la mezzanotte di mercoledì 7 agosto, che ha interrotto la circolazione tra il Friuli e il Comelico. Anche il comune di Sappada in prima linea, appena scattata l'emergenza, chiudendo l'arteria poco dopo l'uscita dalla località verso il Veneto, transennandola per evitare il passaggio di qualche sprovveduto incuriosito dall'evento franoso. Quello che conta alla fine è che non ci sono persone coinvolte. Da segnalare diversi blackout elettrici registrati fino al primo pomeriggio e risolti in breve tempo, il rinvio della gara podistica in programma dopo le 18 di mercoledì 7 agosto e, ironia della sorte, proprio 7 giorni fa era stato eseguito il collaudo alla ferrata che corre all'interno del canyon del Piave, proprio nel punto in cui si è verificato il movimento franoso che ha di fatto bloccato, fino a data da destinarsi, il passaggio pedonale dedicato agli amanti del trekking. Ci siamo subito mobilitati con i volontari nostri e poi c'è stato subito l'intervento non pronto, direi prontissimo, di FVG Strade, che già dalle 4 del mattino hanno cominciato a lavorare, a sgomberare tutto quanto. Stanno ancora lavorando senza sosta stamattina alle 4, quindi contiamo poi di aprirla il prima possibile. Ecco, la cosa importante da sottolineare, diciamo, ancora non ci sono state persone coinvolte. Sì, questa, diciamo, è la prima unica cosa positiva, perché per fortuna non c'è stata nessuna macchina coinvolta, anche perché era un orario ancora abbastanza presente, con traffico abbastanza presente, quindi per fortuna è andato tutto bene sotto quel punto di vista.